Signori, sto per mostrarvi qualcosa di unico. Non credo siate realmente pronti a quello che state per vedere. Per cui, preparatevi. 3, 2, 1. Piglia a terra, che figata! Ora sì che sono ufficialmente un supereroe! Niente, ho rovinato il momento. Potevo stare zitto, era uscita perfetto. Ho dovuto dire la cagata. Supereroe io! Il mio superpotere è dire minchia. Posso anche cambiare colore. Ma che roba! No, è troppo bello. E tra l'altro con questi posso anche vedere al buio. No, non è vero, però sono fighi. Che dite, iniziamo? Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fanksy e sì, probabilmente non li toglierò mai più questi occhiali perché sono una figata incredibile. No, in realtà devo toglierli tra poco perché mi viene già da vomitare, non vedo benissimo, ecco. Però sono comunque una figata. Vabbè, basta perché veramente... Oddio, mi è venuta la nausea. Voi che non la smetto di fare, cretino che mi viene da vomitare. Comunque ragazzi, oggi, visto che da... Quanto cavolo è? Fammi controllare. L'ultima, pensate, risale a 11 mesi fa. L'era glaciale proprio. Ehi, sono sveglio. Quindi penso che sia arrivato il momento di farne un'altra, assolutamente. Per cui ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a guardare questa nuova animazione. Perché rendo tutto epico anche quando sto dicendo due cagate. Perfetto ragazzi. Ed eccoci. Perché questa cosa mi ricorda tipo la Marvel. E ora abbiamo l'ESMA. Fantastico. Vediamo un po'. Bellissima. Elettroshock. Quindi potrebbe essere tipo una roba coi supereroi. Tipo me. Che anch'io lo so. Vabbè, l'aspetto. Ok. La porca, ma che già non so l'italiano. Figuriamoci il francese. Ma non è possibile parlarla, raga. Ma come cavolo fanno i francesi? Vabbè. Comunque, detto questo. Ehi! Ma non facciamo cose zozze pure nelle animazioni. Ma lei ha guardato il retano. E sembrerebbe lì. A Buck è un pervertito. Ha guardato il deretano della tizia. Vattene a bordello. Io solo dire baguette. Ed è già tal mademoiselle al massimo. L'ho pure detto male. Bene. Com'è possibile? Quindi siamo in Francia. Lui ha preso tantissimo, ma lei non lo cacca di striscio. Fantastico, vediamo un po' come si evolverà la cosa. Il nostro Buck è sputa, è arrabbiatissimo. Lei è un elettricista, ma ha la testa là, eh. C'è lo sceriffo che parla con la tizia. Occhio, Buck. Porca, è andato. Non tocca, guarda che scoppia, eh. Buck. Appunto. Mi sa che Buck ha fatto una brutta fine. È morto, per forza. Ok. Ho capito. Abbiamo detto che si tratta di superare i superiori poteri. Boh, adesso Buck tornerà a essere un figo incredibile. Allo sceriffo va a cagare. Io ho superpoteri. Devi andartene, va. Perfetto. Vede tutto a rallenti. Non l'ho capito. Cioè, finché tocca l'elettricità... ha tipo il superpotere, altrimenti torna lo sfigato. Fantastico. Vai. Flash è diventato. Anche il cavo Super Saiyan. Mi sa che hanno un po' sbagliato, ma va bene. Lui vede gli altri muoversi a rallenti, raga. Lo voglio tantissimo, è un potere incredibile. Però se non hai l'energia elettrica che fa? Eccolo. Fai dispetti. Ehi, sceriffo. No, è cattivissimo, Buck. Ehi, però non fare cose zozze, per l'amor di Dio, eh. Oh la la. Sei un po' inquietante, Buck. Evo, che cosa? Sei pure i pensieri, legge. Ah, è già delle idee strane, raga. Buck sta per fare casino. Cosa? Alla Spider-Man, vero? Sta facendo il suo costume. Mi sa che non è bravissimo come sarto. Vediamo cosa verrà fuori, raga. Eccolo. Grande Buck. Che tristezza. Electroshock. Beh, effettivamente è un figo. Tranne per il fatto che si è attaccato ai capezzoli delle batterie per funzionare. È una dura, cioè. Che tristezza. Non se lo caga nessuno. Vai. Madonna ragazzi, ma è la cosa più bella e epica che abbia mai visto. Può effettivamente salvare
il cibo. E il suo potere è comunque un po' limitato, quindi è il crimine. Lo si ruba. Cioè, stai cercando di salvare il panino. A posto. E il mio lavoro qua è ultimato. È elettroshock, capisco, è il tuo primo lavoro. Però io farei attenzione perché stai facendo più danni che altro finora, eh? Va bene. Setville. Al ladro! Vai, elettroshock! Adesso scus! Cioè, il suo potere è figo. Però mi sa che... Va bene, la pipa! Ha la forza nei piedi! Ok. Dove l'ha messo? Oh, ce vai! Ho preso pure lo spray peperoncino. L'hanno messo sotto. Vabbè, ma povero! Ma no, ma non piangere! Non ti preoccupare, è tutto a posto. Ok, intanto la città sta scoppiando per colpa sua, ma... rallenti. Electroshock, ripeto, sei un pervertito, però il tuo potere lo stai usando malissimo. Non puoi guardare. Cosa stai facendo? Ok, è diventato un fumetto all'improvviso. Sta cercando di capire come poterla conquistare. Help! C'è bisogno di te! Niente, non fa per te. Hanno dato i poteri alla persona più sbagliata. Ne ammazza più di quante ne salva. Fantastico, il gattino. Dai, questo è facile. A quanto pare no. Ha ammazzato pure la vecchia. Però a lei mi sa che non vengono i poteri, eh. Elettroshock. Fai un attenzione. Questa cittadina di Cactus Grove è destinata a scoppiare definitivamente. Ma povero. È andata! A Dublin! Lo prendono tutti per il culo. Ma poi scusa, il tuo costume è formato da mutande giganti. Non doveva andare così. Vai via, non ti vogliamo! Quindi ormai tutti sanno che lui è Electroshock, no? Allora che brutta figura con la tizia che ti piace. Ma allora c'hai i poteri ma usali bene. Ma che cavolo, li hai usati malissimo. Cioè, persino un gatto potrebbe usarli meglio. Com'è che andrà a finire? È il tuo momento. Mamma colloni. Eccolo lì. Adesso la bimba sta per essere investita male da un tir gigante. Vai Electroshock, vai così. No! Sono scaricato le batterie! Il vero supereroe è colui che si lancia sotto il tir senza i poteri. Grande! Come fai a stare vivo? Non è possibile! Ma perché lo prendono in giro lo stesso? Ma povero! Ecco, adesso sì che sei innamorata. Grande! Lo sceriffo è arrabbiatissimo. Occhio che ti spara. Perché? Una blastard! Un pochino più tardi, credo. Non lo so. Un po' tanto tardi. Hanno già litigato. Niente. Lui è un marito terribile. Becky. Oh, Becky. Tu mi Ah, Becky. Ma sei deficiente. La lessive, le ménage. E per couronner le tout, tu as tapé toute la vaisselle à la main. Car l'électronaze n'est même pas capable de changer un fusible. Ah, j'aurais mieux fait d'écouter maman. Elle s'est peut-être mariée avec un blaireau, mais lui, il est riche au moins. Quand je pense que confusissimo. Perché non lo sciogli lingua. Ecco, l'utilizzo giusto dei poteri. Come rimasta arrabbiatissima. Ha conquistato quella a cui piaceva tanto, ma alla fine la rompi coglione. Però c'è una morale dietro questa animazione, raga. I poteri non vi rendono migliori, ma siete voi stessi a essere i supereroi della vita. Che cavolo sto dicendo? Qua finalmente ha potuto mostrare chi è... Come cavolo è che si chiamava? Ma dall'altro c'era un coniglietto schiacciato. Poverino, sto tiro è un disastro. Le batterie praticamente non funzionano più. Eccolo là. Come ha fatto poi a sopravvivere non si sa. Forse fa parte dell'altro superpotere. Comunque lo prendono lo stesso in giro. C'è qualcosa che non va? Quel che è bello finisce bene. Ciò che è bene è quel che... Vabbè, aspetto, non so che sto dicendo. Va bene ragazzi, direi che possiamo concludere qua. Grandissimo ritorno e si torna proprio a bomba. Grazie a Electroshock. Come la bomba che scoppia. No!
posso neanche rimettermi le... Porca acqua! Però voglio concludere con gli occhiali, che cavolo. Vado un attimo a pettinarmi perché sono terribile. Ok, torno in Super Hero Mod. In Super Idiot Mod. Accendiamoli che sennò i superpoteri non si attivano. No, non è questo il colore. Più o meno è uscito un colore strano. Però ragazzi, come sempre, prima di concludere vado a salutare SM Canal Bell, Giulia Vagata, Barbara Agostino e Daniele Carta. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi Daniele Carta, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione avrete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi seguiva. Faccio un po' ridere questi occhiali, non è vero? Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace, alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!